In realtà quello che c'è scritto non è quello di cui vi parlerò, perché mi è stato chiesto, diciamo, di parlare di come potrebbe essere, com'è la psichiatria attuale e come invece dovrebbe essere. Nel senso che è vero che noi psichiatri ci atteniamo alle linee guida e all'evidence-based medicine quando prescriviamo le terapie ai pazienti? Diciamo che la risposta è probabilmente no. Nel senso che l'evidence-based medicine, come dice il testo qui, è un approccio al paziente di decision making che riguarda tutto ciò che la letteratura dice nel campo di cui ci stiamo occupando, ok? Quindi riguarda tutta la medicina, psichiatria, cardiologia, eccetera, eccetera. Evidence EBM, abbreviato, significa che io devo tener conto nell'approccio che ho al paziente di tutto ciò che la letteratura scientifica dice riguardo a quella patologia, in modo da poter ottimizzare il risultato terapeutico. Ok? Questo significa che c'è qualcuno che in generale si mette insieme e formula le cosiddette linee guida, che dovrebbero essere la Bibbia dei medici quando vanno a fare le prescrizioni. Ovviamente, evidence-based medicine significa anche che bisogna basarsi in parte sulla propria esperienza, sui valori del paziente e in parte sull'evidenza esterna. Ora, io non posso parlarvi di tutta la medicina, però posso parlarvi di un campo della medicina, che è quello che conosco meglio, e cioè dell'evidence-based medicine per quanto riguarda la schizofrenia. Cioè, la domanda a cui dobbiamo rispondere è: facciamo quello che le linee guida ci dicono per il trattamento del paziente schizofrenico? E in particolare vi parlerò dei primi episodi psicotici. Questo qui è un manifestino che viene pubblicato da questa associazione, questo programma che è IPAION, che è un programma dell'Ontario che è stato sviluppato apposta per i pazienti con primo episodio psicotico. Questo va nelle scuole sostanzialmente, indirizzato sia al medico sia ai pazienti stessi e racconta un po' quali sono i sintomi del paziente col primo episodio psicotico. Perché tutti questi programmi, poi vi faccio vedere, ce ne sono parecchi di questi qui, sostanzialmente aiutano sia lo psichiatra sia i familiari del paziente a identificare il primo episodio psicotico. Ve l'ho messo per dirvi, portare l'attenzione sui tre parametri principali del primo episodio psicotico. Oggi non si fa attenzione solo a quello che sono i sintomi positivi e i sintomi negativi che sviluppa il paziente, ma si fa attenzione anche ai sintomi cognitivi, che rappresentano oggi il gold standard per il trattamento del paziente, perché non dobbiamo ottenere solo la remissione sintomatologica di questi due, non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto manco la metà del lavoro se non riusciamo a lavorare sui sintomi cognitivi del paziente psichiatrico. Ok? Quindi, quando arriva il paziente all'esordio psicotico, noi siamo in questa posizione. Abbiamo tante scelte da fare. Che gli facciamo a sto paziente? Che gli diciamo? Che devo fare? Lo tratto, non lo tratto? Ci parlo, non ci parlo? Lo faccio vedere agli psicologi, ai tecnici della riabilitazione? Creo un'equipe, che faccio? O lo guardo e gli dico, vabbè, non so fare niente. E dobbiamo arrivare a un numero nettamente inferiore di decisioni. Gli dobbiamo indicare la strada. Quindi come si fa? Si fa che ci sono tutta una serie di associazioni nel mondo, queste sono le maggiori, l'American Psychiatric Association, il National Institute for Health and Care Excellence, eccetera, 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 che si sono riunite, si riuniscono anno per anno e formulano le cosiddette linee guida che indirizzano gli psichiatri al trattamento dei primi episodi psicotici o degli esordi psicotici.
Ora vi faccio vedere le due linee guida principali, o meglio, quelle che sono più facilmente scaricabili da internet, per dirvela tutta, che sono quelle dell'APA e della NICE, ok? Su cui la gran parte di noi si basa e su cui si basano anche i giudici quando ci mettono in galera se non facciamo quello che dicono questa roba qui. Tenete presente che in Italia non esistono linee guida. Non ci sono. Ci sono delle proposte di linee guida, alcune delle società italiane, sia la SIP che la SOPSI, hanno fatto dei protocolli, ma non esistono linee guida ufficiali per il trattamento degli esordi psicotici. Queste sono le linee guida della NICE. Non c'è bisogno che le leggiate, vi sottolineo solo alcuni punti fondamentali. Sia la NICE, e poi vedrete successivamente le linee guida dell'APA, dicono che quando arriva il paziente con l'esordio psicotico, quello che dovete fare è sostanzialmente prenderlo in carico globalmente. Nel senso, dovete strutturare un'equipe multidisciplinare e guardare a questo paziente non solo dal punto di vista psichiatrico, ma dal punto di vista psicologico, sociale, dal punto di vista metabolico, insomma, da tutti i punti di vista. Perché questo è fondamentale per evitare le recidive successivamente. Ok? Queste sono aggiornate 2014, ok? Quindi dovete dare un'occhiata a tutti questi parametri: psichiatrico, medico, la salute fisica, l'assetto psicologico e psicosociale, l'aspetto dello sviluppo, l'aspetto sociale, l'aspetto occupazionale ed educazionale, la qualità della vita del paziente e lo status economico. Non è così facile. E soprattutto in Italia io ancora non l'ho mai visto. Cioè, il primo giorno arriva il paziente, io l'equipe multidisciplinare non ce l'ho, detto in soldoni, perché non ce la pagano proprio. Al massimo lo psicologo, forse. Quindi, e come si tratta? Si tratta sia dal punto di vista, ovviamente avete l'obbligo di trattare i sintomi psicotici, quindi li trattate con gli antipsicotici, ma insieme con gli interventi psicologici e psicosociali, interventi sulla famiglia, interventi sulla terapia occupazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere, giusto, la vostra attenzione deve porsi sulle tempistiche. Questa è un'altra cosa importante. Per quanto tempo devo trattare il paziente all'esordio psicotico? Le linee guida concordano che esiste una possibilità, cioè noi dobbiamo guardare il paziente per il periodo acuto, che può essere 7, 10, 15 giorni, per un periodo di fase che si chiama fase di stabilità, che sono circa 6 mesi, e per un periodo di mantenimento che le linee guida dicono che va dai 18 mesi a 5 anni. E il paziente lo deve sapere. Cioè, quando arriva il paziente, noi al paziente dobbiamo comunicare che prenderà quel farmaco e farà interventi, se li abbiamo, di tipo psicologico, psicoeducativo, per almeno 2, 3, 4, se non 5 anni. Perché il rischio di ricadute è altissimo, fino al 90%. E ovviamente dobbiamo tenere in considerazione tutti i parametri clinici del paziente. Questo perché? Perché quando prescriviamo i farmaci, se il paziente ha già un problema, un profilo metabolico, diciamo, alterato, noi non prescriveremo un farmaco che altererà ulteriormente il profilo metabolico. Almeno ci provi. Devi individualizzare la terapia, il peso, la circonferenza corporea, insomma, sono tutte cose che noi teoricamente dovremmo fare. Quanti psichiatri lo fanno? Dopo ve lo faccio vedere. L'APA, che è aggiornata al 2004, dice più o meno le stesse cose. Questi addirittura sono tutti i parametri fisici e clinici che vi suggeriscono di misurare quando il paziente arriva all'esordio psicotico. Addirittura ci sono le malattie infettive, testare per la sifilide, c'è scritto qui. E poi vi suggeriscono anche quali sono i farmaci da usare. E questa, le linee guida dell'APA, per la prima volta parlano di antipsicotici long acting mettendoli nel gruppo 4. Vi dicono che possono essere prescritti per non aderenza del paziente alle terapie farmacologiche. Oggi, a distanza di 13 anni di queste linee guida, questa definizione non è accettabile. Io non prescrivo il long acting perché il paziente non si prende la terapia.
prescrivo il long acting, dopo vi faccio vedere per quale motivo, per motivi clinici, non per controllare il paziente. Quello è l'effetto collaterale, che dopo sarà più aderente alla terapia. Questa è addirittura la flowchart di come dovreste trattare il paziente. Vi faccio vedere anche qui le tempistiche. Tempo di mantenimento circa 2 anni, perché c'è il 90% della possibilità di ricaduta entro 2 anni, dice l'American Psychiatric Association, e una ricorrenza di sintomi nei 5 anni dopo la remissione. Quindi questo paziente voi lo dovete osservare per tanto tempo. Dunque, per riassumere, quando arriva il paziente, le linee guida che cosa dicono che dovete fare? Trattarlo rapidamente e con un approccio multidisciplinare. Fare uno screening fisico per evitare gli effetti collaterali, scegliere il trattamento giusto, e qua casca l'asino, perché dopo vi faccio vedere qual è il trattamento giusto per il paziente, si interrogano milioni di psichiatri su questa cosa e pochissimi ci azzeccano, e guardare sia alla fase stabile sia alla fase di mantenimento, 2-5 anni. Quindi, il giorno che arriva il paziente, io devo prendere in considerazione che deve essere curato per tanto tempo, devo guardare a oggi e a domani, per forza. Questi sono i principali programmi americani per il trattamento. Questo è bellissimo, il RAISE è un programma strutturato dai National Institutes of Health, e c'è addirittura il video su internet di Kane che vi spiega qual è il programma che loro fanno per i ragazzi all'esordio psicotico. Tenete presente che oggi i ragazzi all'esordio psicotico sono molto più giovani dei ragazzi all'esordio psicotico di 10 anni fa. Quindi stiamo parlando di ragazzi in fase subito post-adolescenziale oppure addirittura adolescenziale, quindi è una cosa complicata. Dunque, quando io vedo il paziente per la prima volta, io devo prendere una decisione a lungo termine in un setting a breve termine. Detta così, chiudiamo e ce l'andiamo, perché è una cosa terribile e difficile da fare. Posso usare gli antipsicotici long acting? Domandona da $1 milione. Non lo so, però ci posso provare. Che cosa fanno gli psichiatri? Gli psichiatri fanno questo. C'è uno studio recente, questi sono tutti studi tra il 2015 e il 2017, che dicono che la colpa del fatto che gli antipsicotici long acting non vengono prescritti e nella prima fase non è del paziente, è dello psichiatra. Cioè la colpa è nostra, perché abbiamo un'attitudine negativa, questo è lo studio in inglese, abbiamo un'attitudine negativa alla prescrizione di farmaci long acting. Per noi è una prescrizione tipo costrittivo ancora. Io conosco persone che ritengono la prescrizione dei long acting una cosa fascista. Medici, colleghi, perciò non prescrivono, perché garantisce il controllo sul paziente, e questo non va bene. Quindi siamo noi il problema. I francesi qui vanno un po' meglio. Questo è una linea, uno studio francese sugli psichiatri, soprattutto studi sugli psichiatri, che dice che sostanzialmente una buona metà dei francesi nei disturbi psicotici, disturbi bipolari, disturbo schizoaffettivo, prescrivono in prima battuta farmaci long acting oppure switchano a farmaci long acting quasi subito. Ecco qua. Gli switch sono abbastanza elevati, il verde sono gli switch, per dirvelo, perché non leggete niente da lì. E gli italiani? Gli italiani li prescrivono, questo è uno studio italiano recente, gli italiani li prescrivono i long acting, e soprattutto perché li prescrivono. E anche qui hanno mentito spudoratamente sull'efficacia del long acting, perché di solito è per l'aderenza al trattamento, ma comunque l'aderenza al trattamento, vedete che gli psichiatri nel 26% dei casi prescrivono i long acting per l'aderenza al trattamento, e c'è ancora una bassa considerazione di quella che può essere la qualità della vita o i costi della prescrizione di long acting, perché noi siamo abituati a interagire col farmacista, noi dell'ASL, che quando cerchiamo la prescrizione di long acting ci dice no, €500 di fiala, ma che sei matto, io devo pagare gli oncologi, è vero, cioè devo fare le terapie oncologiche che costano parecchio di più e che quindi sottraggono tempo a terapie di questo tipo. Se il farmacista deve scegliere per il basso budget che ha
una terapia oncologica o una terapia psichiatrica, indovinate quale sceglie? Quindi l'attenzione ai costi è bassissima. Invece poi vi faccio vedere che cosa dovrebbe succedere. Perché gli psichiatri, perché vedete qua, diciamo, si dividono nella prescrizione sempre maggiore e l'aderenza al trattamento, e poi mano a mano a scendere qualità di vita, sicurezza, funzionamento globale, tollerabilità. Ma ancora la gran parte prescrive questi farmaci perché il paziente non è aderente, non è ben controllato. Invece, che cosa dicono gli studi? L'evidence-based medicine. Gli studi dicono che la differenza a 1-2 anni nella compliance e nelle ricadute del paziente che prende terapia orale o terapia long-acting è abissale. Cioè, le ricadute sono ridotte della metà e la compliance è raddoppiata, ovviamente. Questi è gli studi. I sintomi, la remissione è raddoppiata, la risposta è maggiore, il relapse è azzerato praticamente, molto più basso, e la sintomatologia viene notevolmente ridotta rispetto a un'eguale terapia orale. Uguale, stesso farmaco, stesso dosaggio. Di più, vi dicevo prima che l'attenzione deve essere alle terapie cognitive. I farmaci long acting di nuova generazione, questo è un confronto tra la nuova generazione e la vecchia generazione di due farmaci che sono l'uno il derivato dell'altro, il paliperidone e il risperidone, e vi fa vedere che il paliperidone in formulazione long acting rispetto al suo collega precedente ha le stesse, diciamo, le stesse caratteristiche di riduzione sintomatologica, ma in più aumenta le prestazioni cognitive dei pazienti. Quindi aggiungiamo un pezzettino alla cura del paziente e anche sul suo funzionamento sociale. Secondo studio di controllo tra l'uno e l'altro. Di più, questo è uno studio molto recente che invece si è occupato della qualità della vita dei pazienti, confrontando due antipsicotici di nuova generazione, la aripiprazolo e il paliperidone, e guardate che forbice ci sta nelle scale sulla qualità della vita tra i due farmaci. Più nuovo il farmaco, la aripiprazolo è molto recente di introduzione, più aumenta la qualità della vita del paziente a parità, anzi a miglioramento della sintomatologia stessa. Quindi noi stiamo aggiungendo alla cura di sintomi negativi e sintomi positivi una promozione della qualità della vita del paziente dandogli il farmaco. Non me ne frega niente dell'aderenza, non è quello lo scopo. Lo scopo è che questo paziente deve tornare a lavorare, o quantomeno dobbiamo provare a farlo tornare a lavorare, deve inserirsi nella società, sennò di che stiamo parlando? Ovviamente, perché vi ho messo questa slide? Guardate gli anni dei pazienti. Qua sono pazienti in cui la qualità della vita è migliorata, ma sono pazienti infra 35 anni, sono ragazzi. Quindi io sto parlando di pazienti giovani a cui la qualità della vita viene migliorata nel trattamento con questi farmaci long acting. Non solo, questo è uno studio italiano che dice che sono gli stessi pazienti che percepiscono un miglioramento. Rispetto al collaterale, diciamo, orale, i pazienti riferiscono un miglioramento di tutti quanti gli skill di tipo funzionale, la relazione sociale, la cognitività, rispetto a pazienti che prendono la stessa terapia orale. Guardate com'è larga qui. Questi sono tutti vitalità, salute generale, funzionamento sociale, e questi è l'equivalente orale. Stanno meglio, ve lo dicono loro che stanno meglio. Ovviamente non sto parlando del miracolo, però stiamo parlando di percentuali, di statistiche, quindi ne abbiamo misurati diversi. E vogliamo ragionare col farmacista? Ragioniamo col farmacista.
i costi sono minori o sono maggiori? Tutti gli studi del mondo, tutti gli studi del mondo, in Italia non ce n'è neanche uno. Questo è America, questo è Francia e questo è Taiwan. Vi ho preso i tre posti del mondo per dire così, cioè perché c'erano gli studi finlandesi. Se avessi portato studio finlandese, tutti quanti avreste pensato, wow, ma la Finlandia fa meno abitanti dell'Abruzzo. Invece la Francia ne fa parecchi di più. Quindi tutti quanti questi studi vi dicono che la somministrazione di farmaci long acting a lungo andare ha un miglioramento di quella che si chiama cost effectiveness, cioè della farmacoeconomia. Questi pazienti costano allo Stato decisamente di meno, perché si ricoverano di meno, perché accedono di meno ai pronto soccorsi, perché prendono meno terapia, perché spendono di meno per tutto i collaterali alla psichiatria, problemi metabolici, il medico di base, tutta una serie di cose. E stiamo parlando della Francia, questo non è, perché Taiwan è abbastanza lontano, ma la Francia è giusto qua sopra. Ora, la domanda è, quale antipsicotico gli diamo? E qua succede un casino terribile. Perché io non solo, abbiamo detto che i long acting forse vanno meglio dei farmaci orali, il problema è quale di questi farmaci gli dobbiamo dare, e qui gli psichiatri se ne dicono di tutti i colori, perché ognuno è migliore dell'altro, ovviamente. Cioè, secondo me, l'olanzapina, c'è un collega, peraltro anche amico di Igor, che dice che facendo l'olanzapina a tutti i pazienti della Toscana non hanno mai avuto un effetto collaterale. Amico paziente. No, Dunque, quali farmaci abbiamo? Abbiamo a disposizione una quantità impressionante di farmaci antipsicotici, non è che sono pochi, sono tanti, che si distinguono tra di loro per le affinità recettoriali. Ora, come si scelgono gli antipsicotici? Adesso vi faccio vedere il suggerimento di un noto professore sulla scelta degli antipsicotici. The Peens, the Dones, two hips and a rip. Dunque, questo è Stahl, ovviamente.
e il video è scaricabile gratuitamente. C'è un altro sul DSM Quinto che non sto qui a dirvi, su cui balla sulle note di Stayin' Alive e prende in giro tutti quanti i colleghi del mondo. Comunque, che cosa vi ha detto Stall? Peraltro il motivetto vi rimane nel cervello da qui finché non morite, quindi bene o male. Vi ha detto che se conoscete gli antipsicotici e il profilo recettoriale, conoscete la schizofrenia. Che poi è vero, cioè nel senso che noi la schizofrenia la conosciamo attraverso i farmaci e non viceversa. E vi ha detto un'altra cosa, che ve lo ricordate di due in continuazione? Nessun antipsicotico può prescindere dal blocco recettoriale del recettore D2 della dopamina. Se vi propagandano un antipsicotico che non blocca il recettore D2 della dopamina, cacciate l'informatore dalla stanza, perché non è un antipsicotico. Qualunque cosa faccia, tutto il resto è collaterale e lo dobbiamo sapere obbligatoriamente. Perché? Perché la schizofrenia è essenzialmente una patologia della dopamina. Le vecchie teorie dicevano che la schizofrenia prevede una iperdopaminergia sottocorticale, cioè un eccesso di afflusso di dopamina sotto la corteccia che genera i sintomi positivi, e una riduzione della dopamina a livello corticale che genera i sintomi negativi e cognitivi. Questo è 86 Weinberger. Sono passati 30 anni, sono passate tante droghe, perché il problema era che questi sintomi erano generati da queste droghe qui, perciò si studiava la schizofrenia. Quando tu assumi anfetamina e cocaina, e per tu intendo proprio tu, i sintomi sono sintomi positivi e negativi, in gran parte quelli positivi, allucinazioni e deliri. Peccato che negli anni 60-70 venissero introdotte nel commercio queste altre droghe divertentissime, sono la fenciclidina, che è la cosiddetta polvere d'angelo, e la chetamina, che invece è un anestetico dissociativo che anche tu hai provato meglio, e che inducono sintomi della schizofrenia che sono molto più simili a quelli degli schizofrenici, compresi i sintomi cognitivi, e che, guarda caso, sono degli antagonisti del recettore NMDA del glutammato. Dice, ma mo che c'ha zic? Il recettore NMDA del glutammato con la dopamina? C'ha zic? Sì che c'ha zic, perché il problema principale è su questo neurone qui, che è il neurone GABAergico, che è il protagonista principale della schizofrenia. I neuroni della dopamina, quelli del glutammato, quelli hanno non ci azzeccano niente. Il problema è qui. Gli interneuroni GABA, che regolano la trasmissione dopaminergica, serotonergica, noradrenergica, posseggono sulla loro superficie parecchi recettori NMDA che, se disfunzionano geneticamente, sono in grado di inibire, diciamo, di disinibire la secrezione di dopamina a livello sottocorticale e contemporaneamente di inibire la secrezione di dopamina a livello corticale, ok? Quindi con una sola mossa, che è quello che fa la fenciclidina, bloccando tutti i recettori NMDA sui GABA che sono nel corpo striato e nella VTA, l'area ventotegmentale, un pezzettino piccolissimo del cervello che sta qui dietro, dove ci sono i 4-5 neuroni dopaminergici unici del nostro cervello, solo quelli ci abbiamo e basta, che porta la dopamina a tutto il cervello. Quindi con questa teoria, che si chiama NMDA Receptor Hypofunction, degli anni 90-95 la prima teorizzazione, si introduce il glutammato nella teoria eziopatogenetica della schizofrenia. Ora, gli psichiatri, beh, sono gente complicata. Voi pensate che possiamo andare dai sintomi dei pazienti alla genetica dei pazienti? Non sia mai, non litigherebbe nessuno psichiatra. Invece hanno litigato per anni, finché a un certo punto qualcuno non si è alzato e ha detto, sa che facciamo? Adesso troviamo gli endofenotipi, che sono un'invenzione degli psichiatri, o meglio, dei psichiatri ed altri medici, che sono una via di mezzo tra il genotipo ed il fenotipo. Sono dei caratteri specifici presenti nei pazienti che sono trasmissibili, ereditabili e cosegregano nella famiglia. Per dirvi, gli endofenotipi dei pazienti schizofrenici sono, in particolar modo, per esempio, la working memory. La disfunzione della working memory, cioè la nostra memoria di lavoro, quella che ci consente di ricordare il numero di telefono da quando lo leggo a quando lo faccio. Oggi manco più bisogno, cioè, perché lo premi e lo fai. Però prima chi scriveva leggeva il numero di telefono e lo doveva digitare. In quella frazione di secondo interviene la working memory, che nei pazienti psichiatrici è disfunzionale ed è un endofenotipo.
Le disfunzioni della working memory cosegregano nella famiglia dei pazienti psichiatrici. Cioè i soggetti sani, parenti dei pazienti schizofrenici, hanno disfunzione della working memory. Quindi abbiamo trovato una cosa che non è un genotipo, che non è un fenotipo, è quasi un genotipo, è quasi un fenotipo, che però ci dà l'idea di quali sono le cose che i pazienti schizofrenici non fanno bene. E quindi troviamo la quadratura del cerchio, perché poi il problema degli psichiatri è che la schizofrenia è una patologia che, se voi andate su Wikipedia e scrivete schizofrenia, trovate questa immagine meravigliosa in cui vi dice che la schizofrenia è la patologia di tutti i sistemi neurotrasmettitoriali. Quindi chiudete il libro, ve ne andate, dice vabbè, non si può curare, perché non si capisce niente qua, che acetilcolina, noradrenalina, tutti, non funziona niente. Quindi sono necessari questi qui. Dunque, ancora, scendiamo ancora, perché per scegliere l'antipsicotico tu devi sapere che cosa fa l'antipsicotico. Qual è il problema degli schizofrenici? Il problema degli schizofrenici è che questo neurone GABAergico, che è quello che trasmette il segnale che disfunziona, riceve segnali da tutti quanti gli altri neuroni. Sta piazzato lì e gli arriva un bombardamento di messaggi. Immaginate che uno sta seduto qua e voi parlate tutti contemporaneamente, e io devo scegliere chi ascoltare. Come fa il neurone GABAergico? Lo fa attraverso una macchina che sta sotto la sinapsi, che si chiama densità postsinaptica, che è una macchina proteica perfetta, quasi senziente, come dicevo ieri, che elabora il messaggio di tutti quanti i recettori e che lo trasmette a valle al nucleo, dove poi verrà scritto il DNA. Quindi se per esempio qui arriva il segnale della dopamina e qui quello del glutammato contemporaneamente, ma quello della dopamina in quel momento è più importante, la densità postsinattica spegne il segnale dopaminergico qui e permette la trasmissione di quello glutammatergico. Ovviamente ognuno dei componenti della densità postsinattica è implicato nella patogenesi della schizofrenia. Ma noi, e questa volta dico proprio noi, cioè noi della Federico II di Napoli, abbiamo collegato uno di questi soggetti qui, che è Homer, agli antipsicotici. E come abbiamo fatto? Se voi prendete dei ratti, e solo i ratti perché gli esseri umani non vi conviene, prendete i ratti e gli iniettate gli antipsicotici e misurate l'espressione di Homer 1A, scoprirete che Homer 1A si esprime in maniera direttamente proporzionale a quanto quell'antipsicotico lega il recettore D2 della dopamina. Quindi, se voi glieli date tutti gli antipsicotici in commercio, voi creerete, queste sono un ensemble di tutta una serie di studi che abbiamo fatto nel corso degli anni, voi creerete una cosa che si chiama fingerprint dell'antipsicotico attraverso l'espressione genica. E ora vi faccio vedere a che serve. L'aloperidolo è questo amico qui, l'amico di tutti gli psichiatri. Noi diamo l'aloperidolo nell'acqua, nelle tubature. L'aloperidolo accende Homer 1A nella regione caudato-putaminale del cervello del ratto. Sapete che cosa fa il caudato-putamen? Controlla il movimento. Quando date troppo aloperidolo ad un paziente, che succede? Diventa un robot. La clozapina, diretto avversario dell'aloperidolo, farmaco non prescritto da nessuno, accende il Homer nella regione corticale, anche ad alti dosaggi. Quindi, quante volte avete visto un sintomo extrapiramidale da somministrazione di clozapina? Pochissimi, quasi mai. E via dicendo, il risperidone assomiglia all'aloperidolo, l'aripiprazolo, se lo diamo in due dosaggi diversi, accende il gene in regioni diverse. Ovviamente è il contrario di quello che pensano tutti gli psichiatri, questo lo dico sempre, perché aripiprazolo a bassi dosaggi accende nella regione caudato-putaminale, quello ad alti dosaggi nella corteccia. Quanti di voi danno l'aripiprazolo a bassi dosaggi per attivare il paziente? Diciamo, gli do 5 mg? No. A 5 mg è più simile all'aloperidolo di quanto lo sia a 10, 15, 20, 30. Okay? Che cosa significa questo? Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché io miro ad identificare il marker che mi consenta di scegliere l'antipsicotico in base a quello che l'antipsicotico fa sul paziente.
E questo ci può dare una mano, in modo che quando io vado a prescrivere l'antipsicotico ho in mente quello che l'antipsicotico dovrà fare sul paziente. E quindi scelgo meglio e individualizzo la terapia. Vi faccio degli esempi perché sennò mi buttate fuori. Dunque, avete presente la storia degli antagonismo dei recettori 5HT2A della serotonina che tutti gli informatori farmaceutici, quando è uscito il primo antipsicotico atipico in commercio, vi dicevano che era il prototipo dell'antipsicotico atipico? Che differivano gli antipsicotici tipici da quelli atipici perché bloccavano questo recettore. Che fa questo recettore? Questo recettore aumenta la secrezione della dopamina in corteccia, quindi promuove ovviamente la risoluzione della sintomatologia negativa. Perciò gli antipsicotici atipici funzionano meglio sui sintomi negativi rispetto a quelli positivi. Quindi, degli antipsicotici che hanno questo, rispetto all'aloperidolo, che non ce l'ha questa cosa, i cugini risperidone, ziprasidone e paliperidone, li potete usare se volete aumentare l'efficacia sui sintomi negativi. E già vi fate un'idea. Di più, ecco qua, vedi, aumentano la secrezione di dopamina in corteccia e migliorano i sintomi negativi. Di più, oggi va di moda il 5HT1A, ce l'hanno tutti, ce l'hanno clozapina, lanzapina, quetiapina, aripiprazolo. Che fa il 5HT1A? Il 5HT1A aiuta il 5HT2A nell'aumentare la secrezione della dopamina in corteccia e di glutammato. Quindi, non solo migliora i sintomi negativi, ma migliora i sintomi cognitivi, ma guardate qua, migliora l'umore. E qua, come psichiatri, vi dovete interrogare se voi dareste il risperidone allo stesso paziente a cui dareste l'aripiprazolo. Intuitivamente gli date il paziente lo stesso, sempre schizofrenico è, ma sono due schizofrenici diversi, per forza. E questa è la ragione molecolare del perché glielo date. Ora che lo sapete, avete anche una ragione. Gli antipsicotici agonisti parziali, che fanno gli agonisti parziali come l'aripiprazolo? Stabilizzano la dopamina a livello della fessura sinaptica. Che significa? Significa che quando io do l'aripiprazolo ad un paziente, io sto dando una cosa che è una via di mezzo tra la dopamina e l'aloperidolo, che blocca completamente. Quindi che cosa mi devo aspettare io quando do l'aripiprazolo? Lo stesso effetto nello stesso tempo del risperidone e dell'aloperidolo? Ma sicuramente no. No, perché per stabilizzare la dopamina in membrana, in fessura sinaptica, ci vuole il tempo. Dovete attendere, quando date l'aripiprazolo, lo stesso tempo che attendereste nel bipolare quando date il litio. Uguale. La funzione dell'aripiprazolo sulla dopamina è la stessa del litio sul glutammato. Addirittura l'aripiprazolo, questo è un'altra review che abbiamo fatto recentemente, è in grado di riconoscere il recettore della dopamina in uno stato di conformazione. Quindi dice, se il recettore della dopamina è collegato alla via della beta-arrestina, lo lega in una certa dose in una certa zona del cervello, altrimenti se è collegato alla via dell'adenilciclasi lo lega in un'altra zona del cervello. Che cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che quando date l'aripiprazolo non è scontato quello che l'aripiprazolo fa, quindi dovete identificare il paziente. Qual è il paziente? Non ve lo posso dire io perché non vi devo fare lezione su questo, però ovviamente non è lo stesso del paziente a cui date un ziprasidone, per intenderci. Ancora, i farmaci che legano il recettore 5HT7, questo oggi ve lo propagandano come la risoluzione dei problemi cognitivi dei pazienti. L'urasidone e asenapina sono due farmaci che legano bene questo recettore. Che cosa fa questo recettore? Ancora una volta aumenta la secrezione di glutammato in corteccia. Quindi, se io ho un farmaco tipo la senapina che lega tutti i recettori della serotonina e che spinge il glutammato in corteccia, io sto avendo un antipsicotico che fa determinate cose, ma che non ne fa altre. Avete mai visto la risoluzione di un episodio maniacale quando date la senapina? Io mai. Però è stato messo in commercio per quello.
però era sbagliato il trial clinico, per la verità. Perché funziona bene invece sugli stati misti, laddove l'umore oscilla, laddove c'è un'ansia enorme, laddove ci sono sintomi ossessivi. È questo che dovete sapere quando date i farmaci. Ovviamente la cosa è molto più complicata, perché, come ve l'ho detto io, ve l'ho semplificato. In realtà tutti questi farmaci legano tutti parecchie cose. Quindi dovete andarveli a vedere e dovreste studiarvi quali sono le affinità maggiori. Per di più, alcuni farmaci, come ad esempio la senapina, se voi aumentate i dosaggi della senapina, la senapina a bassi dosaggi e ad alti dosaggi fa due cose completamente diverse. Cioè, a bassi dosaggi si comporta più o meno come la clozapina, di cui è uno stretto parente. Olanzapina, asenapina e clozapina sono pine e sono derivati l'uno dell'altro, ma se alzate i dosaggi si comporta come l'aloperidolo. Altra cosa. E se date gli stabilizzanti dell'umore a pazienti, tutti danno gli stabilizzanti dell'umore ai pazienti schizofrenici per controllare il comportamento. Controllano veramente il comportamento? Beh, in realtà fanno qualcosa in più. Litio e valproato vanno a modulare direttamente la scrittura genica dell'antipsicotico. Cioè, quando date l'antipsicotico da solo, o quando ci mettete il litio e il valproato, l'antipsicotico fa un'altra cosa. Sapete perché? Il valproato è un inibitore dell'istone di acetilasi. Sapete che cos'è l'istone di acetilasi? È quella cosa che gli istoni sono i rocchetti attorno a cui è avvolto il DNA. L'istone di acetilasi media l'apertura del DNA. Se io inibisco l'istone di acetilasi, l'istone si svolge, il DNA si svolge, la scrittura del DNA è migliore. Quindi quando date il valproato ad un paziente, voi state aumentando scrittura di DNA di qualunque altra cosa. Eccoli qua, vedi? Antipsicotico e stabilizzatore dell'umore impattano vie diverse quando vengono dati insieme. Vogliamo parlare degli antidepressivi? Quanti di voi hanno dato l'antidepressivo per far alzare un po' l'umore al paziente psichiatrico? Ora, se aggiungete, per esempio, citalopram, escitalopram, l'aloperidolo, l'aloperidolo diventa risperidone. Perché gli stai da due farmaci? Dategli il risperidone. È semplice. State trasformando il paziente, aumentando gli effetti collaterali del paziente, per una cosa per cui basta un solo farmaco. Perché la letteratura, in questo caso la mia letteratura, dice questo. Allora, detto questo, secondo voi, quale di questi signori qui, per quando arriva un paziente al primo episodio psicotico, io devo tenere in considerazione per il trattamento dell'agitazione? Piccolo quiz. L'istamina. Hai sentito l'altra relazione? Bravo. Che cosa serve l'istamina? Tutti gli antipsicotici con effetto antistaminico sono sedativi. Se io devo sedare l'agitazione del paziente, devo usare un antipsicotico che abbia un legame all'istamina. Mi sembra normale. E questo, le flowchart, vi dicono quali sono gli antipsicotici che dovreste utilizzare e in quale modo. È ovvio che se il paziente collabora, oggi esistono tanti tipi di antipsicotici per il trattamento degli stati di agitazione. Aripiprazolo iniettivo, aloperidolo iniettivo, promazina, il talofen iniettivo, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure la loxapina, spray nasale. Dice, ma come, quello è agitato, spacca la faccia, faccio lo spray nasale. Ma l'agitazione non è solo il paziente che arriva legato mani e piedi e che morde, vi stacca le mani. È anche un paziente irrequieto perché sente le voci. Quell'agitazione la puoi trattare senza infilargli un ago. E la loxapina funziona abbastanza bene. Oppure potete usare zuclopentixolo, aloperidolo, quello che vi pare. L'importante è sapere che questi farmaci sono farmaci che legano più o meno il recettore dell'istamina. Perché insieme al legame di due ci serve una quota sedativa. Ovviamente quando date il talofen che cos'è? Il fratello gemello del farganesse. Che fa il talofen di antipsicotico? Niente. Vi stende il paziente. Perché è un antistaminico puro e basta. Vi serve quello? Usate quello. Cioè, vi serve che lo dovete addormentare? Usate quello. Insieme alle benzodiazepine e tutto quello che vi pare. Ma quindi gli antipsicotici di prima generazione li buttiamo? No, non li buttiamo. Però
li usiamo con criterio. E quando li usiamo gli antipsicotici della generazione? Io un suggerimento ve lo do. Esiste, e ve l'ho detto già ieri, una fascia di pazienti schizofrenici o di pazienti psichiatrici che hanno un'alterazione di questi recettori che si chiamano recettori sigma, che in realtà non sono recettori, erano ex recettori degli oppiacei, ma oggi sono considerati recettori di altro tipo, che controllano l'umore, controllano l'agitazione. E l'aloperidolo è un farmaco unico antipsicotico antagonista dei recettori sigma oppioidi. E sapete a che serve, quando ci serve? Ci serve per esempio nei pazienti che abusano di oppiacei, l'unico antipsicotico che funziona su questa cosa è l'aloperidolo, ma guarda caso, i recettori sigma sono i protagonisti del delirium. E qual è l'unico antipsicotico che funziona nel delirium? L'aloperidolo. Quindi il ruolo ce l'hanno, e ce l'hanno pure. Buono, eh? Quindi, a casa che ci portiamo da questa cosa? 1. Buona diagnosi e buon trattamento. La scoperta è l'acqua calda, grazie. Cioè, quando arriva il paziente, parlateci. Se ci parlate più di 20 secondi, 30 secondi, che è la media nazionale con cui un medico parla ad un paziente, scoprirete che non ha solo, come diceva ieri il professore Nivoli, non ha solo il delirio, non ha solo le allucinazioni, ma ha un certo delirio, un certo tipo di allucinazioni e un umore sottostante magari a quei deliri e a quelle allucinazioni. Gli schizofrenici sono tutti diversi e i farmaci sono tutti diversi. 2. Guardate i sintomi, ma guardate anche al contesto sociale, fisico. Individualizzate il trattamento antipsicotico. Vi ho appena finito di dire che ovviamente se voi avete a disposizione un armamentario, voi dovete essere come Rambo quando va alla guerra. No, come Rambo no, perché Rambo usava il bombe di tutti i tipi anche su un solo soldato, però più o meno dovete individualizzare, che poi andare a sparare con la bomba nucleare stile Kim Jong-un su un paese di 3 abitanti. Cioè cercate di usare gli antipsicotici laddove veramente servono e sui pazienti su cui veramente servono. La conoscenza in questo caso dell'antipsicotico vi spiana la strada alla corretta terapia, questo è normale, alla scelta corretta. E ovviamente infine, quando avete poco tempo per la scelta, vi dovete riservare il tempo per guardare al futuro del paziente, perché questo è fondamentale. Non ci serve solo il giusto antipsicotico, non ci serve solo la terapia adatta in quel momento, ci serve la terapia che cerchi di garantire perlomeno al paziente di evitare le ricadute per un tempo piuttosto lungo. Mettetegli la terapia, fate la presa in carico, detto diciamo in soldoni, questo ci tocca, di vedere il paziente per 4-5 anni in maniera coerente e con un'equipe multidisciplinare. Grazie.